eravamo lasciati che mi ero perso, che mi ero realmente perso, perché purtroppo girando con la barca e girando molto con la barca si può dire che abbiamo perso la rotta. Adesso mi ritrovo in un bioma savano e il problema è che sarà un casino ritornare indietro. La soluzione sarebbe di prendere la barca e ripercorrere la strada a ritroso. C'è un solo problema, non mi ricorda un accidente di dove siamo approdati. E ormai ho girato talmente tanto che per ritrovare il punto farei prima a continuare da questa direzione. Per cui stiamo girando la savana per poter trovare un posto dove poter avere un punto di riferimento chiaro per ritornare al bioma desertico e argilloso che abbiamo lasciato. Il solo problema è che mi trovo in una situazione che non ho capito un cazzo di dove sono. Sto facendo un tentativo, sto girando, come si dice, a cazzo, sperando di trovare una soluzione. Il problema è che si sentono le voci di un sacco di zombie un po' da tutte le parti. E la mia preoccupazione è che se non troviamo pure un riparo in fretta, sarà veramente arduo riuscire a sopravvivere. Siamo in uno spazio troppo aperto, possiamo venire attaccati da qualsiasi direzione. Il manto offre la possibilità a Skate e a Creeper di farci la festa graziosamente bene. Per cui l'unica cosa che possiamo fare è continuare a correre, saltare e cercare di trovare un punto di riferimento sufficientemente valido per raggiungere la fottuta zona che avevamo lasciato. E parlandoci chiaro, vorrei capire per quale motivo ho fatto questa discutibile scelta di prendere la barca. Sì, da un punto di vista siamo stati fortunati, abbiamo potuto arginare il problema dei... Sì, andiamo bene, cominciano pure a comparire glitch improvvisi. Se il terreno comincia a perdere coesione, ma che ci sta là sotto? Sembrano dei multilivelli, come se fosse una base sotterranea. Vuoi vedere che ci sta una miniera o un'altra stronzata del genere? Ma perché belle situazioni come queste capitano sempre quando siamo in una situazione che in cui perdere la rotta è un problema? Sinceramente mi sono rotto le scatole. E la cosa più brutta è un'altra, che probabilmente fra poco comincerà anche a trattare il sole e ci troveremo in una situazione veramente disdicente. Sicuramente molte persone troveranno questa fase del gameplay estremamente noiosa, pallosa, posso capire. Ma chi gioca a Minecraft sono sicuro che si sarà trovato in una situazione che si perde e non riesce più a ritrovare la strada per ritornare, perlomeno sui suoi passi. E chi ha avuto questa spiacevole esperienza penso che sappia quanto sia difficile la situazione. Quindi le persone che trovano questa cosa pallosa, mi dispiace per me, ma se la tagliassimo non è che le cose cambierebbero. Quindi tanto vale che la godete insieme a noi. Come si dice, se devo soffrire io è giusto che soffrite anche voi. Era una battuta, sia chiaro. Comunque, sto notando una cosa, che ci sta questo corso d'acqua che è molto simile a quel corso d'acqua che c'era nelle montagne verdi. Probabilmente, se seguissi il flusso della corrente, già, il problema è che in questo gioco non c'è il flusso della corrente. Vabbè, l'unica cosa che ci resta da fare è affidarci alla bussola. Magari seguendo il ritorno a casa, la strada per tornare a casa, potremmo raggiungere. Ecco, vediamo cosa c'è.
Scusate, ma mi sono trovata una bella carta. Voglio darci un'occhiata per vedere se c'è qualcosa. Benissimo. Non c'è un cazzo di niente. Ho solamente perso tempo a punto. In modo da recuperare anche tutte le torce che per il momento mi servono. E non è il caso di scrivermi solo se quando stai in una situazione di smarrimento. Aspetta un attimo, questa montagna potrebbe essere un rifugio, almeno finché non so giocare la persona. Penso che non sarebbe una cattiva idea fare campo temporaneo, e questo sarebbe già il secondo giorno. Bene, ci stanno anche i patrimoniali. Per mia fortuna tengo sufficiente. La cosa che sto notando è che sto proprio su una punta, cioè probabilmente è il punto estremo. Il punto estremo. Ma che stronzo, gli ho puntato la cosa in faccia e mi ha mosso del culo. Essere sta tramontando, ci troviamo praticamente su un punto estremo circondato dal mare, quindi praticamente se fosse vicino a noi fosse già con tutta probabilità questo è il punto giusto. Per cui ragazzi, se non vi dispiace io mi metto tutto qua a creare qualche forno, così incomincio a cucinare qualcosa, metto da parte un po' di scorte e vediamo un pochettino. Capisco i glitch, ma pure questo sì. Mi sa che è andata più sul parco, forse da qualche parte. Mi chiederete perché sono qui. Difficile, quindi mi sembra il caso di portarmi a questo una cosa più bassa. E sinceramente, visto che mi trovo in una posizione del mare e poi potrebbero venire zone e la cosa non mi sta per niente bene essere attaccato, potrei anche fare una cosa. Sapete cosa faccio? Muovo la pala, creo un dislivello di almeno 2 metri. Così in questo modo per i zombie sarà difficile salire e anche per i cimeli e anche per i creeper. Gli unici che non prendono le palle sono qua, ma se ho un po' di fortuna in questa zona troppa ci sono un po' di fortuna. Ma da come stanno procedendo le cose che si può fare la fortuna e deciso di trasportare in un altro punto. Mi dispiace, vi lascio vedere come sto creando questa potenza, ma chissà, potrebbe essere uno stimolo interessante per qualcun altro che magari si trova in situazione. O sono situazioni da nessuno, ma credo tutti disprezzeranno la situazione. Ok, ho finito di cuocere i cactus, ho finito di cuocere il maiale. Adesso metto un po' anche nei dettagli. E mi sembra che la cosa vada da così. Ok. Scusate, cena. E adesso, se permettete, vado a letto. Almeno così passa il tempo più velocemente, non per altro. È già mattina. È stata proprio una nottata velocissima. Riprendo il carbone perché mi può ancora servire. Quindi invece i forni lasciano qua. Ora vediamo se ci sono ospiti. Appunto, ci sono ospiti. Oh, sì.
soluzione migliore è usare le pazzo. Penso che dovrò usare le frecce. Ma te non sono colpa, vai? Maiale, ma perché ti sei messo in mezzo? Ecco fatto. Ok, penso che ho finito. Scusate, ma vado a raccogliere i livelli. E anche un po' di queste. Possiamo sempre tornare. Allora, andate a finire. Ah, osso, livello, ce ne sono. Ecco. Guarda, è un po' scarico, sinceramente. Ok. Vediamo di continuare. Ma Bussola mi dice che in quella direzione c'è casa. Va bene. Continuiamo. Vediamo se finalmente riesco a trovare qualcosa che mi permetta di uscire da questo video, ma se vanno perché mi sono andato a andare con le scatole di stare in tutto. Tanto più che non sono più tardi. Però in lontananza vedo che ci sta altri alberi. È un bioma un po' più sabbioso. Vuoi vedere che forse ho trovato. Ragazzi, ho tagliato solo per un motivo. Perché facendo pochi chilometri, indovinate un po' che ho trovato. Vi ricordate che ho detto che ci sta un bioma desertico in lontananza? Eh sì, ho trovato un deserto. Finalmente sono tecnicamente tornato in prossimità del bioma che avevo abbandonato. E là che c'è stata? C'è una costruzione. Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Ok, non ho tempo di andare a investigare là. Io preferisco andare di qua e seguire la bussola. Magari in qualche modo dovrei riuscire a ritornare al bioma argilloso che avevo lasciato. Perché sono sicuro che là ci sta qualcosa di interessante. Naturalmente prendo ancora altri cactus, perché se il colorante è buono, si possono sempre usare. E soprattutto ve l'ho detto un'altra volta, i cactus sono utili per molte cose, anche per difendersi. Speriamo che riesca a ci sta realmente qualcosa di più, se no veramente una stronzata ho fatto. Un attimo, ma quella è una costruzione. Sì, sembra. Vabbè, questa è una, Com'è possibile? Un'altra piramide. E questa è quasi la quarta che trovo. Vabbè ragazzi, io sospendo qui perché la cosa deve essere meglio capita.